È calato il sipario sulla 12ª edizione del torneo di beach soccer Matteo Valenti che si è disputata al Beach Stadium in Dalsen a Viareggio. Ha vinto la categoria senior la formazione della clinica iPhone Il Polp che ha superato 6-5 al Golden Goal nei supplementari da Genga al termine di una partita spettacolare con reti di Valenti, autore di una doppietta, Remedi triplette di Parma per i vincitori e doppietta di Ramacciotti, Pascini, Brega e Barsotti le reti per la Genga. Prima della partita arbitrata da Massimo Belluomini suggestiva la coreografia in tribuna curata dai carristi del Carnevale di Viareggio Umberto e Stefano Cinquini, l'esibizione della Contrada del Pozzo di Querceta, canzoni, evoluzioni all'asta, fuochi d'artificio e tante emozioni per ricordare Matteo Valenti, il giovane operaio viareggino scomparso sul posto di lavoro a 23 anni, a cui da 12 anni gli amici con in testa Stefano Santini dedicano questo torneo. Il fratello Giacomo Jack Valenti è stato premiato come miglior giocatore. Queste sono partite dove gioca il cuore. L'avversario era forse una delle squadre più forti, non di questo torneo, una delle squadre più forti d'Italia, perché vi assicuro che noi giochiamo anche il campionato della Serie A, abbiamo giocato una coppa internazionale e la differenza non è così grande. Il livello è veramente alto ed è sempre più alto. Ovviamente ci sono i fattori, ci sono gli episodi, ci è andata bene a noi, ma onore alla Genga che è stata un avversario molto più che al nostro pari, onore anche a loro. Miglior portiere risultato Emiliano Di Ridoni, premiato dall'ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni Galli. Capocannoniere risultato Gabriele Gori. Samuele Barsotti per la Genga è stato tra i migliori in campo. Siamo partiti un po', non dico moci, però loro erano partiti più in palla, hanno azzeccato subito i primi due o tre tiri. Siamo andati sotto, però insomma un po' di esperienza in campo c'era. Poi è servita la tranquillità, l'abbiamo rimessa in sesto e purtroppo vabbè, nei tempi supplementari succede di prendere gol così, però va bene così. Che differenza c'è giocare sull'erba e giocare qua sulla sabbia? Più faticosa? Se mi permetto, per me è sempre uguale. Sempre uguale, quando c'è la palla diventa un bimbo. Per la categoria Under 14 ha vinto il Moleto, per l'Under 16 Nanni Pire e l'Under 18 il Bagno Margellina.